Allora, nella sezione di frontespizio c'è una sezione anche dedicata alla trasmissione. Questa preventivamente può essere già compilata. Vediamo come procede. Clicchiamo sulla scheda trasmissione e qui in questo caso vedremo dati di trasmissione, modalità di trasmissione. Potremo scegliere appunto diverse modalità direttamente dal contribuente. In questo caso dovremo andare a inserire il codice fiscale del dichiarante e l'IBAN del dichiarante, oppure tramite intermediario. Questa è un'opzione che maggiormente ci interessa. Quindi andiamo a cliccare tramite intermediario e si attivano tutta una serie di funzionalità, di campi di inserimento. Allora, tramite intermediario possiamo scegliere, quindi, avendo già precedentemente visto come inserire un intermediario, nel menu a tendina scegliere praticamente l'intermediario che invierà la pratica di successione. In automatico, infatti, qui abbiamo visto come si è andata a compilare la sezione dedicata al codice fiscale o intermediario o partita IVA dell'intermediario. La modalità di addebito viene applicata in base se vogliamo appunto che l'autoliquidazione venga pagata tramite conto corrente del dichiarante o tramite un conto corrente d'appoggio dell'intermediario. In base alla scelta dovremo andare a inserire l'IBAN corrispondente. Clicchiamo a debito su conti correnti rispettivi al contribuente, quindi al dichiarante, e in automatico quindi caricherà il codice fiscale firmatario del conto, che è quello del dichiarante, e qui dovremo andare a inserire quello che è l'IBAN del dichiarante. La data di impegno è una data praticamente di controllo per reddito e quindi qui dovremo andare a indicare quello che è la data appunto di presentazione effettiva della nostra successione. Non è un campo che viene riportato ufficialmente dall'Agenzia delle Entrate, però serve nel caso in cui si supera l'anno di presentazione anche per il calcolo del ravvedimento operoso, che vedremo poi in seguito. Andiamo a inserire praticamente la data di impegno, vediamo oggi. Modalità di addebito l'abbiamo già indicato precedentemente, addetto all'invio. Questa è un'opzione richiesta dall'Agenzia delle Entrate. E chiede l'agenzia appunto che questa successione, come sia stata appunto compilata, se è stata predisposta appunto dal dichiarante e poi inviata dall'intermediario, oppure predisposta appunto preparata dall'intermediario e che effettuerà anche l'invio. Questo è adesso in modo corretto, abbiamo compilato anche i dati di trasmissione che ci servirà poi in seguito per inviare la nostra pratica.